Grazie a una nuova app si possono segnalare direttamente alla polizia le situazioni di emergenza. Si possono segnalare furti, atti vandalici, ma anche incidenti di vario tipo. Bergamo è il primo comune a dotarsi di questo sistema di sicurezza. L'app si può scaricare gratis e la segnalazione arriva subito alla sala operativa della polizia locale. Cresce il gioco d'azzardo nella nostra provincia, soprattutto nella bassa bergamasca. Secondo gli ultimi dati, a Bergamo si spendono ogni giorno quasi 3 milioni e mezzo di euro tra slot machine e gratta e vinci. In un anno, 1 miliardo e 237 milioni di euro. In totale ci sono 7.597 apparecchi per il gioco d'azzardo nei comuni bergamaschi. I cittadini del paese di Torre de Busi, in provincia di Lecco, vogliono tornare sotto la provincia di Bergamo. I torrebusini hanno raccolto oltre 900 firme tra i cittadini e hanno fatto tutti i passi necessari per ritornare a essere bergamaschi. Ora aspettano l'ok dalla Camera, che è stato più volte rimandato. I cittadini di Torre de Busi sono piuttosto arrabbiati per questo ritardo. Nel 2018 saranno assunti 1.200 nuovi vigili del fuoco, di cui 12 a Bergamo. In Italia c'è una forte mancanza di vigili del fuoco. Anche a Bergamo il personale è scarso. In teoria dovrebbero essere 304, ma ne mancano 46. In 5 anni sono stati stanziati circa 7 miliardi di euro in settori della sicurezza, soccorso pubblico e difesa. Questa grande struttura si chiama teleferica e collega il campo utili a Città Alta, dove si sta costruendo un parcheggio. Serve per trasportare il materiale necessario al cantiere, e evitando così di far passare da Porta Sant'Agostino migliaia di camion. La teleferica è costata 700.000 euro ed è provvista di una rete per impedire che possa cadere del materiale a terra.
Dal Palazzo del Lego di Bergamo è tutto. Vi auguriamo buona giornata. Ciao, io sono Riccardo e ho fatto il regista. Ciao, mi chiamo Matteo, ho fatto il conto alla rovescia. Ciao, sono Riccardo e ho fatto il cameraman. La quinta di 17.